perché vorrei, come dire, spingere i ragazzi ad avvicinarsi a conoscere questa tradizione che è molto importante, cioè della musica classica. Gianluca Ghiera è un ragazzo che lavora tanto e che ha studiato tanto con una grande passione per la musica lirica, per tutto quello che la musica lirica rappresenta, perché consideriamo la musica lirica uno tra i più completi, tra le più complete forme d'arte, che racchiude all'interno un po' tutte o quasi tutte le forme d'arte. Quindi diciamo che Gianluca è un grande appassionato, studioso e appassionato. Sì, il regista Gianluca Ghiera, che la vede allo stesso modo, diciamo come la vedo io, nel senso pedagogico della cosa, cioè nel senso dell'insegnamento. Infatti in Italia loro hanno appena preparato una Traviata ridotta, l'opera La Traviata ridotta, da presentare ai giovani, agli studenti. E il nostro scopo, forse il nostro scopo fra qualche anno, è proprio quello di cercare di portare qui a Toronto un'opera da presentare ai ragazzi, cioè per far capire loro quanto importante sia stata e continua ad essere la tradizione musicale classica italiana. Beh, il concerto all'italiana, noi abbiamo voluto utilizzare questo titolo, perché il concerto all'italiana altro non è che un modo di eseguire alcuni brani del repertorio classico lirico con i cantanti fermi e con l'orchestra o anche con il pianoforte. Perché c'è differenza tra l'opera lirica, noi abbiamo visto tante volte cantanti esibirsi in opere liriche, ma da fermi, quindi con il leggio e l'orchestra. Quel genere di esibizione viene detto concerto all'italiana. Noi abbiamo voluto utilizzare questo termine, questa terminologia, ma per indicare un po' un concerto con sapore all'italiana. Infatti non saremo proprio fermi in scena, noi abbiamo diciamo così, messo in scena, abbiamo elaborato alcuni pezzi di opera, estratti di opera, duetti, anni, mettendoli in scena, quindi creando un movimento scenico dove gli attori descriveranno anche con il corpo.